Io devo dire che sono molto soddisfatto, quindi. Meno male. Certo, adesso spiega che cosa è questo. Ma in poche parole, quello che volevo fare è rendere visibile la vita che c'è dentro la materia, quindi far vedere come la materia in realtà è viva, non è semplicemente un sasso poggiato lì, ma una storia, ha una metamorfosi che la porta ad avere una vita nel corso del tempo. Quindi l'ho resa più plastica, più organica, proprio per questo motivo, perché volevo che si esprimesse il suo mondo interiore, diciamo, che si nasconde all'interno dell'involucro che noi vediamo. Come l'hai chiamata? Si chiama Dentro il travertino. Bravo. Basta, scusate, io sono molto.